con I Love Cuneo. Oggi siamo in compagnia del candidato sindaco Giancarlo Boselli e ci troviamo in via Silvio Pellico a parlare di sicurezza della nostra città. Giancarlo, questa via la conosciamo fin da ragazzini, è l'unica diagonale della nostra città, una via che un tempo era una via di passaggio, una via di passeggio, adesso invece è un po' nell'occhio del ciclone, sì, per quanto riguarda schiamazzi, difficoltà di sopravvivenza di chi abita proprio in questi palazzi che si affacciano sulla via. Insomma, che cosa è successo secondo te? Abbandonata questa zona, un po', sì, troppo abbandonata. Premesso che resta una delle zone più belle e più interessanti della nostra città. Come hai detto tu, è stata abbandonata. I fenomeni che si sono presentati non sono stati governati. Partiamo dalla stazione. Io credo che non ci sia in tutti i capoluoghi italiani una stazione mal ridotta e mal concia come quella della nostra città. È una cosa intollerabile. Un'amministrazione degna del suo nome avrebbe dovuto ormai da anni e anni richiamare la società delle ferrovie a degli interventi e avrebbe dovuto imporre un piano di riqualificazione che renda la stazione un punto vivo di attrazione anche commerciale, di attrazione turistica, come avviene da molte altre parti. Due, qui c'è stato un fenomeno, come spesso accade vicino alle stazioni, di presenza forte di migranti. Cos'è accaduto? Anche qui per anni e anni l'amministrazione questo fenomeno non l'ha governato e quindi si sono prodotte delle situazioni di grave difficoltà, sia nei rapporti con la popolazione, sia di penetrazione in questa zona di organizzazioni malavitose che hanno approfittato di persone abbandonate a se stesse. È stato fatto un progetto che si chiama BOA, che è costato molto, 325.000 euro, che a nostro avviso è stato un fallimento totale, perché a differenza di quanto avviene in altre città non è stato seguito dall'amministrazione, è stato delegato alle cooperative che hanno vinto questa gara d'appalto. Però qual è stata la sostanza? Nessun intervento importante. Quando si fanno questi interventi, gli operatori che fanno azione devono intervenire nelle ore e nei momenti più crudi, laddove si creano situazioni continue di scontro, di delinquenza, devono essere preparati a intervenire 24 ore su 24, devono essere accompagnati dalle forze di sicurezza perché sono interventi molto difficili talvolta, e questo non è stato fatto, e quindi noi faremo un'azione correttiva di questa situazione. Da una parte interventi sociali e assistenziali, come ho detto, concreti e validi, dall'altra un'azione di ordine e sicurezza molto forte. Qui viene fuori un altro problema, no? Che è quello del corpo di polizia urbana. Credo che anche qui sia l'unica città in Italia dove alle ore 18:30 la presenza, si chiude il servizio. Si chiude il servizio. Ora, si va tutti a casa. Nelle ore in cui il servizio serve di più. Quindi la prima cosa che io farò è, nel primo mese del mio governo cittadino, è istituire, riformare completamente il corpo della polizia urbana. Significa che divideremo in 15-17 zone il territorio cittadino e ci sarà in ogni zona l'agente di quartiere. Bene, allora intanto, parlando di sicurezza, ecco, Giancarlo, due, scusa, lavoreranno anche di notte. Quindi ci sarà il turno. Questo va di da notte, sé che come bisognerà, fanno i carabinieri e come fanno i poliziotti. Insomma, bisognerà forse riformulare, come dicevi tu, anche proprio gli orari. Sì. Ma intanto io vorrei adesso invitarti a guardare con tutti noi quello che pensano della nostra città i soliti cittadini, che non sono sempre gli stessi, tutte le settimane li fermiamo, andiamo a disturbare i passanti cunesi della città proprio per sapere da loro cosa ne pensano. In questo caso abbiamo chiesto: ma si sentono sicuri nella loro città? Vediamolo insieme. Secondo voi Cuneo è una città sicura oppure no?
No, io mi sento sicura nella mia città. Per me è sicuro, io sono di un paese qua vicino, di Crisafesio. Sì, ragionevolmente sì, decisamente sì. A Cuneo per adesso, da quello che ho sentito io, non ci sono problemi là. Ma io direi che a confronto di altre città grandi è sicura abbastanza. Sì, a me sembra che sia una città sicura, ci sono spesso delle pattuglie che girano, quindi ci si sente sicuri. Sì, direi proprio di sì, è una città sicura. Vivo da quando sono nato qui e non ci sono mai stati grossi problemi. Secondo me sì, molto, è una delle città più sicure d'Italia, credo. Anche in alcune vecchie, sì, adesso con la movida, con quel tentativo di coso, con le via Roma, con le cose, quindi sì. E poi è una città piccola, quindi insomma, diciamo che sappiamo dove chi fa cosa. Ma sicura, diciamo che al 90% sì, poi ci sono le eccezioni. Si è deteriorata parecchio negli ultimi tempi. Certo, ci sono alcune zone che meglio non andare, però se uno lo sa, le evita. E... c'è qualcosa da migliorare sotto questo fronte? A volte ci sono delle zone poco luminose, però non nel centro, diciamo, più verso le zone abitate in là. Da migliorare ci sono un sacco di cose da migliorare, però esattamente cosa non lo so. Ho saputo che sul largo della stazione c'è stato qualche problema, però ho sempre girato serenamente, tranquillamente. A livello di sicurezza sì, certamente ci sono alcune zone della città che vanno un po' rianimate. Io credo che tutto, non so, si parla molto del problema di Corso Giolitti. Siccome abito in Corso Giolitti, sì. I vigili sono giù al fondo, ma c'è sempre gente che va avanti e indietro sotto i portici con le bici, non c'è nessuno che li controlla, ma nessuno, da anni ormai, e chiederei che ci fosse un maggior controllo più puntuale. Più che la sicurezza, la percezione della sicurezza. Io penso che bisognerebbe tenere più d'occhio le frequenze che ci sono in certe località, in certi posti della città, tipo la stazione, dove sappiamo dello spaccio, sappiamo di tante cose. Quel discorso lì ormai lo stiamo facendo da anni, ma tanto non cambia niente. Diciamo, ho sentito e letto qualcosa, però non ho mai avuto nessuna problematica, almeno io. Diciamo che siamo tranquilli ancora qua. No, mi sento sicura nella mia città. Evidentemente Giancarlo, i nostri cittadini che abbiamo intervistato si sono sentiti abbastanza sicuri perché non abitano in questa zona. Siamo in Corso Giolitti, il famigerato Corso Giolitti, che è anche diventato un tuo terreno di battaglia. Sì, ma io farei una considerazione di carattere generale. Cioè, la percezione che i cittadini hanno manifestato nelle interviste che avete fatto è giusta, è corretta, nel senso che la nostra è una città media di 50-60 mila abitanti, quindi è evidente che raffrontata a qualsiasi altra città di 100, 200, un milione di abitanti o mezzo milione di abitanti, ogni fenomeno anche negativo si manifesta in maniera più tenue, ed è una cosa che spesso chi viene da fuori nota e dice: ma voi perché vi lamentate di queste situazioni quando noi ne abbiamo a centinaia e dove si rischia veramente a fare la passeggiata? Perché ognuno giustamente proporziona i fenomeni e se li aspetta relativamente a quello che è il territorio e la città in cui vive. Quindi i cunesi a queste situazioni di difficoltà non erano abituati. Sono situazioni che secondo noi sono risolvibilissime. Ecco, sì. Nella nostra città sono un po' a macchia di leopardo, sì. Perché certe zone sono state ben riqualificate, sì. E oggi sono sicure. Altre zone si sono deteriorate, sì, nel tempo. Qui tra l'altro siamo nella parte esterna dei portici di Corso Giolitti, sì, dove un po' di riqualificazione hanno provato a farla, sì, ma non è servita molto. No, perché intanto quando arrivi in ritardo ci vuole del tempo per rimettere le cose a posto. C'è la mancanza di controlli, di presenza, che è invece un deterrente che serve ad evitare
fenomeni estremamente negativi. C'è la mancanza di un sistema di telecamere complessivo e mobili che noi, vedrete, proporremo per tutte le zone in cui si manifestano questi fenomeni. Ma guardate che ci sono anche altre zone esterne. Qualche giorno fa sono andato a Cerialdo. A Cerialdo il 70% della popolazione alle ultime elezioni non ha votato. Perché? Perché si sente abbandonata, non ci crede più, ormai è avvilita, e quindi abbiamo cercato di dare una scossa e di ridare speranza, e ho perfin detto che la prima settimana da sindaco non la farò nella sede centrale del comune, ma la passerò lì, perché secondo me il sindaco deve stare sul territorio e aiutare a intervenire e spingere in tutti i modi le zone più in difficoltà. Cosa significa? Significa creare degli eventi, dare la vigilanza giusta che noi daremo attraverso l'agente di polizia cittadina di quartiere, insomma considerarla al massimo, come si fa in ogni famiglia. La persona che è più in difficoltà in qualche modo, ecco, va, ma in questa zona, Giancarlo, bisognerà fare anche una politica di integrazione. Sì, perché sì, qui abbiamo la zona più multietnica, sì, in questo momento. Ma guardate che il fastidio maggiore per le situazioni brutte che ci sono viene proprio dalle comunità che sono presenti, e quindi bisogna fare delle distinzioni e fare molto attenzione nei giudizi. Allora, quel progetto che era stato fatto dall'amministrazione non ha integrato un bel niente. Cioè, se tu spendi 350.000 euro per insegnare a giocare a carte o a scacchi o a dire cosa si fa e non si fa alle 5 del pomeriggio, non combini niente. I denari vanno spesi per un progetto che integri in attività di lavoro utile le persone delle comunità e i migranti, in modo da poterli togliere dalla strada, dove trascorrono molte ore al giorno senza fare nulla, e molti di loro invece sono disponibili a fare dei lavori utili di cui c'è un immenso bisogno, e quindi anche dargli una paga che li consenta quindi di il lavoro avere... e dignità. Il lavoro e dignità. E quindi il lavoro e dignità vuol dire integrazione. Sì, integrazione. Integrazione è importantissima, perché noi siamo ospitali, ma vogliamo che l'integrazione avvenga sui diritti democratici, su quelli che sono i diritti delle persone e che tutti devono accettare, e sono l'elemento di base della convivenza. Bene, civile. Chiudiamo qua I Love Cuneo con Giancarlo Boselli, ma aspettateci, perché la prossima settimana abbiamo altre problematiche su cui vogliamo sfruttare un po' insieme al candidato sindaco.